You can. Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Dishonored, Death of the Outsider, siamo circondati da sacerdoti e sorelle dell'ordine oracolare, che faranno tutti una brutta fine, perché se lo meritano. Allora, il mio obiettivo primario viene indicato qua, perché probabilmente io devo salire con l'ascensore, però c'è un'altra stanza di qua e devo ancora trovare fratello Barbosa lì, Cardossa, come cacchio si chiama... E andare a rubare la profezia. Quindi intanto che siamo qua io andrei a rubare la cosiddetta profezia, no? Perché no? Quindi 1 2 3 e basta. Sto andando troppo lontano. Ok. Signore lei per caso no, non mi vede signore. Peccato. Guarda, c'è roba. Ah, ecco, vedi? Dove va? Chi ha aperto questa porta? Boh. Sarà stato il vento. Non vieni a controllare? Hello. Hey. Dai. Forza. Coraggio. Dai. Ok, sta arrivando. Non era niente, porca miseria. Ma cosa ci provo a fare io ad attirare la loro attenzione? Inutile, adesso appena si gira lo secco fortissimo. Non tollererò i passi di un viandante blasfemo. È che secondo me è ancora in linea visiva di quello là, porca miseria. Salve. Allora, che fa? Lei viene a prendere? No? Va bene. Caleranno tra di voi come uno sciame purulento, divorando ogni cosa. Non mi vede, inutile. Guardalo. E allora quasi lo vado a prendere. Dai, vieni in qua. E niente. Uno vuole fare le cose fatte bene. Vai. Allora, qua su non c'è nessuno proprio. Ah, ecco, mi sembrava strano. 1 2 3 4, perché più di 4 non posso evidenziarli. Quindi, anzi, più di 3 no, dovrebbero essere. Dove sono gli altri? No, li ho evidenziati, ne sono convinta. L'ho fatto. Brillava. Ah, eccoli, vedi? Cagliaria, ecco cos'era. Okay. Un ninnolo. Ma ha catturato il mio sguardo. Cosa? La finestra. Perché essere tentati da una nullità donata? Sarà stato il vento. Il vento qui è fortissimo. Allora, io adesso però devo trovare il modo di aggirare quel signorino lì. Che secondo me se faccio così... Ah, non si allarma lei? No? No, va bene, Billy. Va bene. Potevi fare una... uccisione un po' più silente, ma... Va bene, Billy. Come vuoi tu. Come desideri. C'è qualcuno lì? Aspetta, che qua ho visto cose. Ho visto un signorotto inginocchiato. Perché ho visto un signorotto inginocchiato? Mi sono sbagliata? No, c'era un signorotto qui. L'ho visto. Era qui, inginocchiato. Non sono pazza. L'ho visto. C'era. Sta arrivando da me. Se era un ratto, era bello grasso. È un rattone. No, non sta arrivando da me. E allora che cacchio ho visto, mio Dio? E poi vabbè, portiamolo via. Mettiamo qua e tanto li troveranno tutti, ma non chi se ne frega. Ecco, vedi? Cavolo. Via. Ok. Vorrei sapere chi sta arrivando però qua, perché io non vedo nessuno avvicinarsi. Ehi. Ah, eccolo, vedi? Allora, noi passiamo fuori, vedi? Il nostro operato virtuoso brucerà con la luce di mille... Salve! Cioè, l'altro non si è allarmato, credevo che anche questo non si sarebbe allarmato. E invece... C'è nessuno?
Ho sbagliato poterissimo. Eppure stava succedendo qualcosa. Stava succedendo qualcosa. Forse stava succedendo qualcosa. Aveva ragione lei, ma troppo tardi. Allora, visto questi sacerdoti sono furbissimi, mamma mia. Io mi stupisco sempre di più della loro furbizia. Vieni qua tu. Sono veramente bravissimi questi sacerdoti. Tiè. Allora, posso chiudere la finestra? È possibile? Ecco qua, così da fuori non vedono quello che sto combinando io qua dentro. Allora, il signorino Barbosa, tra l'altro, perché ormai è diventato Barbosa quello dei Pirati dei Caraibi, non lo chiamerò mai più Cardosa, è Barbosa. Non lo trovo da nessuna parte io, però non so chi sia né dove sia, si chiamano tutti sacerdoti, se uno di loro è Barbosa io non lo prenderò mai. Sorella oracolare, beh, la sorella oracolare ci morirà in modo orribile. Sacerdote, no, no, volevo, niente, ho sbagliato, volevo prenderlo, porca miseria. Però sembra in preghiera, quindi non credo che si muova. Mentre qua dentro c'è lui e basta. Ehi, ehi, ok. Saluti! Mamma mia, quanto siete persone inutili. Tia! Corri, messi laggiù, prepara. Siamo tornati qui col signorino in preghiera che non è Cardosa. Non è Cardosa. E quindi il signorino Barbosa, dove lo trovo? È quello lì? Sacerdote, non è quello lì. Quindi io ho finito il mana però. Niente, uccidiamo il signorino in preghiera e poi ci penseremo. Si è addormentato in realtà questo qua. Ma vedi Billy, perché non le fai un po' più spesso ste cose fiche? Guarda che uccisione bella che hai fatto. Questa era bellissima. Siamo qua. Tanto quest'angolo ci è abituato ad essere stato riempito di cadaveri. L'ho già fatto più e più volte. Oh 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 oh. Qualcuno sta scrivendo. Chi è che sta scrivendo? Chi è che sta scrivendo? Sì, quello lì me lo prenderò, ok. Chi è che sta scrivendo? Quello lì sta scrivendo, vedi? Non è vero, si sta facendo gli aggetti quello lì. Va bene. Io sento battere una macchina da scrivere, però. Perché non passo lì in mezzo? Ero debole. Devo restare sempre vigile contro l'esterno. Conosce il mio cuore. Mette alla prova. Mi provoca. Ma non arrenderò. Cosa sto sentendo io nelle mie orecchie? Ah, vedi? Sacerdote. No, volevo corpo senza... No, sacerdote. Ok, ce n'era un terzo, ma prima voglio uccidere quello lì. Anzi, se dovrebbe starci in realtà. Evidenzia, sono quattro. E invece no, quello lì è stato disevidenziato. Ma tanto quello lì morirà molto molto presto. Gli faremo una surprise! Ok, so che non è un grandissimo nascondiglio, ma... Tiè. Oh, ma che carini. Allora, io devo salire là sopra, perché le profezie rubate sono là, mentre Alvaro continua ad essere lì sotto, ma io non ho idea di come trovare questo signorino... Com'è si chiamava? Barbosa, lì, Cardozza, ma come cacchio si chiama? No, ce n'è una terza, pensavo di averla già evidenziata, invece no. Cosa sta facendo questo qui? Togli evidenzia, no? Qual è che non è evidenziato? Quello lì. L'umile, sacerdote, preso? Preso. I muscoli come una spugna. Saluti! No, l'ho rotto tutto. E niente. Nessuna pietà! Allora, io direi che è giunto il momento. No? Muori, creatura dell'oblio. Ecco. Ah! Carino, carino, interessante. Interessante come cosa, sì. Voi pensate di venire a controllare prima o poi? Magari possiamo fare anche così, vedere cosa succede. Insomma, magari succedono cose divertenti.
Salve! Non mi ha neanche visto perché gli stacca. Ma gli stacca le gambe sta cosa. Cioè, serve solo a staccare le gambe questo aggeggio? E questo. A questo serve? Gocce di bella donna, tocco di bellezza. Beh, pensavo stessi per uscire. Trucchi per attirare lo sguardo vagante. Beh, niente? Ok. Che persone inutili, mamma mia. Che persone inutili, cosa stavo scrivendo? Non posso leggerlo. Va bene, niente, non lo leggo. Non è che mi offendo, niente, me ne farò una ragione. C'è per caso qualche amuleto in giro? No. No, 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 no. No, stanno solo gambe appese ai muri. Così, perché mi andava. Allora, fanno molto arredo. Allora, credo sia una sorella oracolare. Ho visto una grossa spada da parte alla sua, cioè vicino al suo fianco. C'era una grossa spada, quindi temo che sia una sorella. Ladra, vittima delle sue stesse mani irrequiete. Salve. Mani irrequiete, sì. Dove l'abbiamo lanciata? Cos'è successo? Scusi? Ok. Ho ottenuto. No. È questa. No? Ah, era un altro modo per ottenere un... Ruba le profezie. Ma già ce l'avevo. È un altro modo per ottenere il contratto? Questa è una cosa stupida. Non metterlo là e mettilo solo qua, allora. Questo sarebbe stato più intelligente. Salve, sorella! Ragazzi, io non lo so. Io è più di un'ora. Vi avrò fatto un sacco di tagli. Perché io è più di un'ora che viaggio all'interno di sto posto e non sto trovando assolutamente niente. Cioè, non riesco a fare secondarie, non riesco a fare primarie, non riesco a fare un tubo di nulla. Io non capisco qua. E non dovrei fare quello che sto facendo. Lo so, dovrei andare ad evidenziare tutta la gente qui, che sicuramente mi verrà a sgamare molto velocemente, perché io sto andando in giro tranquillamente. Quanti ente sto dicendo? Sorella Roswin sembra agitata oggi. Credo che una recente visione la stia turbando. Lei e altre sorelle sono sulla terrazza ora. Devo unirmi a loro. Vai, vai. Capisco come si sente. Ma non stava arrivando qualcuno? Mi sono levata perché stava arrivando qualcuno. Vorrei tornassimo presto alla nostra cappella. Concentrati su ciò che stai facendo, sorella. È importante. Importante, importante. Il futuro dell'abbazia dipende da noi. Sì, sì. Ma scusa, come fa a vedermi? Scusa? Ero dietro una cassetta. Dai, era una cassetta che mi copriva alla grande. Non mi può vedere, dai. E niente, ha allarmato l'inferno questa, perché è stupida. E allora, visto che ho sbagliato, visto che sei stupida, io mi diverto. Ah no, sta venendo qua. Ok, niente, allora non mi diverto più. Esci, esci, esci. Ok. Chissà, non sarò mai abbastanza in alto per non farmi vedere, probabilmente, ma dettagli. Quindi? Come vogliamo procedere? Ho sbagliato, volevo questo. Che voglio metterlo. Ah, c'è la signorina lì però, porcaccia. No, niente. Niente, niente. Volevo teletrasportarmi là, ma c'è la signorina girata, quella signorina lì che se non se ne va via ora la picchio fortissimo. Vai via! Guardate uno che deve fare, che la signorina qui non si leva. Ci tiro? No, non ci tiro. Cosa ha visto? Cosa ha visto? Scandalizzata fortissimo lei. Non ci tiro la porca miseria. No. Niente. Quindi? Stiamo qua ancora per molto? Che cacchio. Posso salire in qualche altro modo? Perché quella non si leva dalle scale, è una rompiscatole. C'è un'altra scala. Io volevo salire... Billy, cosa stai facendo? Ok, sono in qualche modo salita, ma non so bene dove sono. Sono uscita. No? Dove mi trovo? Ah, ho capito. Ok. Meno male che sono già stata qui, perché sennò col cavolo che mi sarei trovata
a capire dove diavolo sono finita, no? Fratello Cardosa. Dov'è? Sorella Roswin chiede la tua presenza sul terrazzo. Si tratta di... L'ho trovato! Fratello Cardosa! È lui! C'è un amuleto? No. Come lo evidenzio quell'amuleto lì? Ecco. Archivio eretico. Vuole che tu lo prenda. Sì, va bene. Io, sorella Roswin, che arrivo subito. Devo finire l'esperimento prima che la carne di questa creatura si degradi ancora. Se faccio... Curvatura del lobo frontale è consumata. Separazione insolita. È come dicono le costrizioni. La mente fallace che diventa ribelle e discorsa. Mente fallace! Ok. Scommetto che vorrebbero aprire in due anche me. Ovviamente a te un po' di più che in due. Allora, tu mi sa che mi servi vivo. Ma l'ha proprio aperto. Oh, che schifo. Quindi ora devo andare giù fortissimo a prendere. Stai buono tu. Non vedo. Dai, ecco, ce l'ho fatta. Scarica dell'oblio. I bersagli uccisi con colpo dell'oblio esplodono. No, grazie. Già anche troppe esplosioni anonime nella mia vita. Va bene così. Va bene, quindi io andrei a posizionare il signorino sopra la sedia. Poi torno qua e andiamo avanti. Dove è qua? Tiè. Divertiti, ok? Ecco qua. Quindi? Il mio contratto? Ah, devo uccidere tutte le sorelle, tutte? Santa pazienza. Sorella, la signorina qui? Tanto che ci siamo, è ancora... Salve. Stia, lei non si muove, non si preoccupi. Ci penso io, spacco tutti, non si preoccupi. Qua non lo so però se ho ucciso tutti, sapete? No, vedi? No. Qua non ho ucciso tutti. Porta chiusa? Ma io so come oltrepassare questa porta chiusa, perché qui... E niente, mi hanno chiuso anche sopra. Era aperto sopra una volta, si poteva aprire, ecco. Saluteggi! E questo posto qui invece si accedeva così. Mamma mia. Anche qui posso accedere. Oh, e ho sbagliato tasto. Ecco qui. Tiè. Prego, tutti i soldi. Non ho visto che amuleto ho trovato, dannazione. Ora riuscirò a ritrovarlo, ma... Non l'ho trovata perché non mi ricordo tutte le rune che ho a memoria. Ne avrò 8 milioni. Beh? E la chiave? Povero cadavere putrefatto del contrabbandiere. Io non lo so, vuole stare lì? Lasciatelo lì, povero cadavere. Niente. Mi sa che la chiave non l'ho mai trovata in realtà di questo posto, sapete? Temo di non averla mai trovata la chiave qua. Quindi dovrò uscire come sono entrata, così. Perché mi sa che anche nella storia sono dovuta uscire così. Non chiedetemi perché. Ma la chiave qua non esiste. La chiave è una menzogna, un po' come la torta di GLaDOS, uguale. So che non dovrei farlo, ma è così divertente da fare. Ho svuotato la mente e inalato i fumi. Aspetta, va. Mi sembrava strano ce ne fosse una sola. Ah, questo è l'aggeggio che ho distrutto? Una volta che posso farlo. Come? Aveva la testa corazzatissima sta qua, fortissima. Fatto, sono morti tutti? Sì, posso attivare questo senza destare sospetti di nessuno. Sorella Quay, annotazione sull'autore.
audiografo del quindicesimo giorno del mese delle piogge. Mi esplosa la testa. Le nostre ricerche ci hanno portato a questi dispositivi inopportuni. Inopportuni? Mi sono presa cura dei morti. E certe notti ho sentito delle voci provenire da loro. Parlano come nelle nostre visioni. Le mie sorelle non mi credono. Come avete delle visioni? E alcune mi hanno addirittura accusato di lingua mendace. So che è magia nera, residui dell'eresia delle streghe, ma dico la verità. Ho portato questa macchina per registrare i loro discorsi. Potrebbero parlare in qualunque momento. Perché sono l'unica a sentire i morti che parlano? Io qualche idea ce l'ho. L'azione della magia nera è mai... Cos'è questa cosa? Sussurrano tra i denti. Sono il loro... Che armi hanno? Senza gola. Giuro che l'ho sentito. E non vorrei che abbia fatto una brutta fine questa sorella, poverina, perché qua sono molto drastici con chi sente le parole dell'oblio. Quello è un diario di Ashford. Loro hanno corrotto l'ordine oracolare, ma non che l'ordine oracolare... L'ordine oracolare non è comunque un ordine di gente... Ah, qua è vero, qua c'era un vuoto, un buco. Hanno creato un pavimento. Dicevo, l'ordine oracolare non è comunque un ordine di persone brave. No, per niente. Esattamente come i sacerdoti sono dei pezzenti del cavolo. Allora, io devo rubare la profezia o l'ho già presa? No. Beh, ok, devo salire ancora? Cioè, io ho perso ore e ore della mia vita per cosa? Cioè, veramente, sì. Ok, ho ripulito il posto, non c'è più nessuno. Va bene, è vuoto. Posso permettermi di correre come se non ci fosse un domani. Però è tutto qui, cioè non ho fatto altri progressi, non ho veramente fatto un tubo in ore. Ma mi hanno chiuso tutto? Maledetti. In ore di gioco non ho fatto un tubo. Nell'episodio di oggi è successo relativamente... No, non si può dire poco, non è successo proprio un tubo, non è successo niente. Ho trovato appena appena fratello Barbosa alla fine... Altrimenti non avrei concluso niente. Che tra l'altro l'ho trovato, l'ho messo sulla sedia, ma non ho finito il contratto perché devo eliminare tutte le sorelle. Quindi, boh, non ho trovato la profezia. Non so quale sia la mia principale, quale sia il mio scopo di vita. Io non lo so, vago in questo conservatorio reale senza una meta, senza uno scopo. Comunque, come sempre, vi chiedo di lasciarmi un commento sotto, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.